1% della superficie terrestre e la Terra viene definita pianeta blu. E sapete che stiamo commettendo l'errore di inquinarlo in maniera irreparabile. Sono oltre 8 milioni le tonnellate di plastica che ogni anno vengono riversate in mare. Una vera emergenza. La compriamo, la bruciamo, la seppelliamo. Ora non possiamo più ignorarla. È entrata così tanto nella nostra vita quotidiana che risulta abbastanza difficile pensare ad un oggetto che non la contenga. Dai vestiti alle bottiglie, passando per cosmetici e imballaggi, viviamo immersi in un mondo di plastica che, una volta esaurito il suo compito, finisce spesso negli oceani. Le parti più piccole possono essere scambiate per cibo e ingerite da pesci, molluschi, crostacei e mammiferi marini, raggiungendo ogni anello della catena alimentare, fino a raggiungere anche il nostro piatto. I rifiuti più diffusi negli oceani sono le bottigliette di plastica da mezzo litro, seguite da molti altri oggetti e materiali. Siamo in un'epoca usa e getta. Se la tendenza fosse confermata, la quantità totale di plastica dispersa nell'ambiente raggiungerebbe i 12 miliardi di tonnellate nel 2050, quando nell'oceano nuoteranno più bottiglie che pesci. Non c'è più tempo. È ora di agire. Il mare è di tutti noi e ci auguriamo che attraverso una conoscenza maggiore come quella che ci impegniamo a proporvi si possa far comprendere meglio a tutti il dovere e l'importanza di rispettare il mare, l'ambiente e tutte le creature meravigliose che insieme a noi vivono sulla nostra terra. Benvenuti a Gardaland Sea Life. Yeah.
tre esemplari giovani di leone marino della California. Si chiamano Leo, Honey e David. I leoni marini sono mammiferi, proprio come noi, e quindi respirano fuori dall'acqua e le femmine partoriscono i propri piccoli e li allattano. Sicuramente molti di voi avranno scambiato questi animali per delle foche. È vero, si rassomigliano molto, ma ci sono delle caratteristiche che ben li differenziano. Vediamole insieme. La prima sono le loro lunghe pinne pettorali. Sono molto più sviluppate quelle dei leoni marini e gli permettono di muoversi sulla terra con molta agilità. Al contrario delle foche, che hanno le pinne pettorali molto più corte e infatti sulla terra si muovono in maniera molto più goffa, strisciando sulla pancia. La seconda caratteristica sono i loro grandi padiglioni auricolari, al contrario delle foche che invece non ne hanno, hanno solamente due piccoli forellini ai lati del viso. I padiglioni auricolari gli conferiscono anche il loro nome scientifico, otaria, dal greco otos, che appunto significa orecchio. Quindi abbiamo appena scoperto che loro sono otarie. E allora perché li chiamiamo leoni marini? Per due caratteristiche fondamentali. La prima è che negli esemplari maschi adulti si sviluppa una folta criniera attorno al collo, che sembra proprio la criniera di un leone della savana. La seconda caratteristica è il loro verso, che sembra un vero e proprio ruggito. Hanno notato che sul muso questi animali possiedono tantissimi baffi. Si chiamano vibrisse e sono i baffi più lunghi di tutto il regno animale. I baffi sono il loro organo di tatto, infatti grazie a questi loro percepiscono l'ambiente esterno anche in condizioni di scarsa visibilità e riescono ad intercettare le prede anche su fondali torbidi e sabbiosi. Prede che loro ingoiano direttamente, senza masticarle, pur essendo dotati di ben 36 denti. Questi denti, infatti, servono solamente per afferrare la preda, che poi verrà ingoiata intera. E a proposito di prede, dovete sapere che anche loro sono a loro volta vittima di altri predatori. Quindi vi domando, quale sarà il primo predatore in assoluto dei leoni marini? Attenzione che in vasca vi stanno dando un grandissimo aiuto. È proprio lo squalo, ma insieme allo squalo ce ne sono altri, ad esempio le orche o anche noi esseri umani. Noi addestratori passiamo gran parte delle nostre giornate a contatto con loro e questo fa sì che possiamo creare un bellissimo rapporto basato sul rispetto. L'addestramento per loro è molto importante, infatti non solo ci permette di renderli attivi e stimolati sempre, ma anche di prenderci cura di loro dal punto di vista medico. Ad esempio, quella che state vedendo è la posizione dalla quale facciamo il prelievo di sangue volontario. Quest'altra posizione invece è quella da cui facciamo le ecografie, che sono molto importanti, ad esempio nel caso di una femmina incinta, per monitorare la salute del piccolo e della mamma stessa. Noi comunichiamo con loro attraverso un linguaggio particolare, fatto da gesti e movimenti del corpo. Al termine di ogni comportamento che vi chiediamo, segue il suono del fischietto. Il fischio per loro significa bravo, hai fatto la cosa giusta e quindi ti meriti una ricompensa, che può essere cibo oppure può essere anche un gioco o delle coccole. Il gioco è una parte fondamentale della loro vita, perché nel gioco loro mettono in pratica la loro forza e agilità. Ed è proprio attraverso il gioco che noi entriamo in stretto rapporto con loro, creando un forte legame basato sul rispetto.
condividere con voi un messaggio molto importante. La salute dei nostri mari e dei suoi abitanti è in grave pericolo, ma tutti noi con semplici gesti possiamo fare la differenza. Dobbiamo pensare che la Terra è l'unico pianeta che abbiamo e non siamo solo noi i suoi unici abitanti. Quindi rispettare l'ambiente e gli abitanti che con noi vivono sulla Terra è un nostro dovere. Con gli semplici gesti possiamo fare la differenza e rendere la Terra un pianeta migliore.